Buongiorno a tutti. Oggi siamo arrivati al settimo appuntamento di queste 8 conferenze in cui parliamo di temi legati all'igiene urbana che si svolgono il martedì e il giovedì nel mese di aprile alle ore 10:30 del mattino. In queste conferenze abbiamo parlato di emergenze epidemiche e non, di colombi urbani, di gabbiani, di storni, di zanzare e oggi e martedì prossimo parleremo, di ratti e di topi. Quelle passate, le conferenze passate, sono già disponibili sul canale YouTube di Acme, che si chiama Acme VIP Tube. Potete visitarlo, ci sono una cinquantina di video, oltre a quelli dell'igiene urbana, anche sul cavallo sportivo e su altre attività che sono diciamo, il cuore dell'attività dell'Acme. Come per le altre conferenze, anche oggi avremo in collegamento diretto un prestigioso relatore che ci presenterà una relazione e successivamente resterà in nostra compagnia per rispondere alle vostre domande. Potete porre le vostre domande tramite il tastierino che trovate a destra sul vostro monitor e se avete piacere di ricevere un attestato di partecipazione potete richiederlo scrivendo all'indirizzo email marco.pellizzari@ovistop.it. La maggior parte delle persone che ci stanno seguendo hanno ricevuto la notizia di queste conferenze tramite la newsletter che ricevono mensilmente. Se non foste ancora iscritti, vi consiglio di farlo allo stesso indirizzo, così rimarrete informati dei nostri eventi futuri. Io non vedo la mia webcam molto brillante, direi anzi che non mi piace affatto. Vi chiedo scusa, evidentemente c'è un calo di linea quest'oggi. Permettetemi solo un attimo di fare una modifica. Un attimo solo e sono da voi. E vabbè, questo è il bello e il brutto di stare chiusi in casa e doversi, come dire, arrangiare con i propri mezzi tecnici. In futuro ci organizzeremo anche meglio. E, come dicevo, queste conferenze sono ospitate dal gruppo farmaceutico Acme, è un gruppo italiano che ricerca, studia e produce farmaci veterinari. Oltre ai farmaci, anche integratori, mangimi per il benessere degli animali. Possiamo considerarlo un'eccellenza del Made in Italy, è un leader nel campo del cavallo sportivo. E una ventina di anni fa Acme si è interessata, diciamo, si è avvicinata all'igiene urbana perché si è impegnata nella ricerca e nella produzione, nella registrazione del primo farmaco antifecondativo per i colombi di città. E grazie a questa sensibilità e questa esperienza ormai maturata ne negli anni in questo settore, ha deciso in questo momento di particolare esigenza, diciamo, sociale di organizzare le conferenze che chiamiamo appunto Acme Live for Cities. Qui fa tutte le bizze oggi. Ecco. In queste conferenze ci siamo resi conto come tutti gli esseri viventi, uomo compreso, possono ospitare e trasmettere una serie di agenti patogeni che, se posti in situazioni vantaggiose, riescono a creare non solo singole infezioni, ma anche contagi più diffusi, quindi di tipo epidemico o pandemico. Abbiamo visto che le epidemie potrebbero apparire proprio come il lavoro di un'orchestra, dove l'agente eziologico è il solista e gli orchestrali lo aiutano a realizzare questo macabro concerto. L'epidemia è dunque il risultato involontario di un gioco di squadra in cui la densità di popolazione e la debolezza immunitaria della popolazione stessa giocano un ruolo fondamentale.
Per questo motivo sarà necessario, diciamo, più che mai limitare le situazioni a rischio di contagio verso qualsiasi tipo di malattia che potrebbe indebolire il nostro organismo, facilitando l'eventuale sopraggiungere di altre patologie. Ora più che mai sarà quindi necessario contenere, gestire e controllare la presenza degli animali sinantropi nelle nostre città. Oggi il professor Albonetti ci parlerà di topi e ratti, della loro biologia, il loro comportamento e il loro habitat. Il professor Albonetti è un biologo, zoologo, esperto in gestione di beni naturali. È già dipendente da amministrazione pubblica con incarichi relativi al benessere animale e all'igiene pubblica. È attualmente docente presso l'Università di Genova del corso di gestione della fauna urbana. Ha svolto e svolge attività di consulenza nell'ambito dell'igiene urbana e della gestione dei problemi derivanti da animali peste e pet in Italia e all'estero. Ma a questo punto chiederei proprio alla professora Albonetti di salire su questo palco virtuale accendendo la sua webcam e il suo microfono. Ecco, si sente? Ecco, sì, un po' piano, ma ti sentiamo. Andiamo un po' il microfono, ok. Così è un po' meglio? Direi che va bene, un pochino pianino, diciamo, però ti sentiamo. Benvenuto. Grazie. Allora, come dicevi tu, oggi parliamo di una fauna molto particolare che ci crea dei problemi, che convive con noi da sempre, che sono sempre stati sottovalutati, ma soprattutto per contenerli o comunque per impedire la loro proliferazione, siamo costretti a conoscerli. Colgo l'occasione per ringraziare l'azienda farmaceutica Acme, che ci dà la possibilità di portare questa breve conoscenza di questi momenti, diciamo, un po' particolari della nostra vita per via del coronavirus, per far comprendere, capire, per mandare un messaggio di conoscenza di questi animaletti. Parlo dei ratti e dei topi, dei roditori in genere, noi abbiamo a che fare con soltanto con, fortunatamente, in ambito urbano con poche specie, ma quelle poche specie comunque si sanno far valere e come. Io inizierei già dalla prima slide, tanto per inquadrare. Ecco, sì, questa qua è una scena di pestilenza del 1636 di un noto pittore genovese che rappresenta la pestilenza, una delle tante epidemie. Anzi, pandemie che colpivano periodicamente l'Europa, e guarda caso il vettore serbatoio era il buon ratto. Puoi proseguire? Vai pure? Ok, ecco. Quindi io inizio il discorso dicendo che sin dai tempi antichi la storia dell'uomo si è sempre incrociata con quella del ratto e del topo, fino a stravolgere l'assetto sociale ed economico, e poi lo vedremo più avanti cosa intendo dire. Infatti, sono considerati dei veri e propri indicatori ecologici, cioè il termometro di come sta l'ambiente. Che danni provocano questi roditori? Un po' di tutti i tipi. Si passa dal danno economico alle strutture civili e industriali, alle industrie alimentari, problemi di ordine igienico-sanitario, danni di immagine e idrogeologici. Noi in questo abbiamo aiutato i roditori in quanto le città sono dei concentramenti o di civile abitazione o comunque industriali, e quindi dove c'è una concentrazione di alimento, di sito di irrigazione, ovviamente abbiamo anche la concentrazione di animali. La causa sarebbero tantissime. Io ne ho scritto una che in pratica riassume tutte: carente gestione ambientale. Tra parentesi, vedete che scrivo disattenzione umana, nel senso che la responsabilità da 0 a 199,9 è tutta roba nostra. Il topo e il ratto risponde, naturalmente, diciamo, questa disattenzione esattamente come un carro armato.
ha una forte capacità di adattamento ad ambienti anche nuovi, col tempo, ma ce l'ha, ha un'ottima sopravvivenza ed è un opportunista nato, si adegua benissimo nel tempo. Abitudini alimentari crepuscolari, prevalentemente crepuscolari, e a questo punto onnivoro, esattamente come noi, come il cinghiale ormai è così, è caratterizzato da essere sospettoso, un'estrema prudenza, e questo fa sì che da un punto di vista proprio della predazione sia un individuo difficilmente catturabile. In città aggiungiamo che in pratica non esiste il predatore se non l'uomo, offriamo loro rifugi sicuri, un'alimentazione garantita e anche diversificata, e nei nostri cassonetti dell'immondizia in altre tante situazioni abbiamo un'alimentazione effettivamente da ristorante, e un tasso riproduttivo, questo è proprio tipico delle specie loro, è un tasso riproduttivo impressionante. E vediamo un pochettino la caratteristica di questi roditori. Ogni emiarcata, diciamo che ha pochi denti, ha quelli necessari. Ha tre iugali che hanno una funzione masticatoria triturante, provvisti di radice, che sono poi i nostri molari, se vogliamo paragonarli. E poi abbiamo un incisivo anteriore, senza sprovvisto di radici, riccamente vascolarizzato, con una ricca polpa, in continua crescita, che serve appunto per rodere, per creare poi una buona parte dei danni tipici dei roditori. Esiste il diastema, che è uno spazio tra i denti anteriori e gli iugali, che è un po' una, come definiamo, una dispensa provvisoria occasionale nel momento in cui reperisce del cibo e deve in qualche modo portarlo con sé nella tana o nei depositi provvisori. Pure avanti. Abitudini alimentari un po' di tutti i roditori sono, come abbiamo detto, senz'altro onnivori, anche se dovrebbero essere, taluni dovrebbero essere anche vegetariani, ma essendo opportunisti, ovviamente. Una caratteristica dei roditori, di alcuni roditori, parliamo dei topi e dei ratti, ecco, l'assenza di vomito, cosa che tanti altri mammiferi hanno, noi compreso, loro no, perché hanno un problema di innervazione per quanto riguarda i muscoli del diaframma e del calamias. I muscoli, non potendo muoversi, ricevere l'impulso in un certo modo, non provocano quei movimenti antiperistaltici che poi sfociano nel vomito. E questo è importante per il fatto che tutto ciò che ingoiono lo mantengono, e quindi lo vedremo nella seconda parte di questi incontri, quanto sia importante il fatto che loro mantengano il valore interno e i rodenticidi che noi proponiamo. La neofobia, come dice il nome, paura del nuovo, è proprio caratteristica dei roditori ed è un'arma talvolta vincente, perché proprio l'opportunismo, ma soprattutto il timore del nuovo, consente loro di rimanere in qualche modo preservati dalle novità. Novità potrebbe essere un distributore erogatore di rodenticidi, che so io. Vai pure avanti. Ecco, l'abbiamo definiti una macchina da guerra, vediamo un pochettino gli attrezzi che usa per essere una macchina da guerra. Direi che prevalentemente loro sono animali crepuscolari, quindi sui tutti i sensi di cui dispongono, è che la vista è la meno importante, contrariamente agli altri. L'udito, perché ovviamente serve per ascoltare i rumori, quindi individuare le prede, per la comunicazione intraspecifica, anche di allarme. I ratti riescono a scambiarsi messaggi attraverso gli ultrasuoni, e questo consente loro un'immediata comunicazione di un ipotetico problema o guaio, pericolo. Il gusto, altro senso estremamente importante per via della individuazione di sostanze alimentari appetibili, legacy o non appetibili, o comunque che poi hanno creato dei problemi, perché loro possono tranquillamente associare un certo gusto con un problema derivante da questo gusto, legacy, l'avvelenamento, e quindi scartarlo. Il tatto, altro senso estremamente importante,
grazie alla presenza di fibrissi e ai peli tattili che rivestono il corpo dell'individuo, dell'animale, perché consente loro di avere la possibilità di un buon posizionamento lungo i vari percorsi che loro fanno quotidianamente, e dando loro una certa sicurezza di un percorso sicuro. E infine l'ho fatto, sempre loro per la ricerca del cibo, una trasmissione di informazione di odore impresso sulle labbra del conspecifico, e quindi il fatto di aver trovato una fonte alimentare dove tutta la colonia può tranquillamente rivestarsi, la demarcazione del territorio, ovviamente, cioè con i feromoni, il territorio viene delimitato sia come area familiare come territorio, proprio per stabilire la proprietà di quella zona. E per quanto riguarda l'attività riproduttiva, le informazioni, i maschi dicevano, informazioni sul momento riproduttivo della femmina. Ho aggiunto la memoria cinestetica, che non è assolutamente un senso, ma è la capacità di percepire l'ambiente tramite movimenti e sensazioni tattili. Diciamo, i loro movimenti con le sensazioni tattili che ricevono, soprattutto dalle vibrisse e dai peli tattili, ma anche dagli odori, diciamo, c'è un insieme, ecco, qua cerco di sensazioni che loro riescono a memorizzare, e quindi eventualmente a non ripetere l'errore, non so, ecco, di incappare dentro a qualche trappola o prodotto rodenticida. Vai pure avanti, ecco. Altre caratteristiche dei roditori sono definiti specie a strategia R, cioè sono specie con una maturità sessuale assolutamente precoce, con un elevato numero di piccoli. Ad esempio, al contrario dell'uomo o dei grossi mammiferi, dove abbiamo un numero di piccoli estremamente limitato e una maturità sessuale lunga nel tempo. Due tipi di ovulazione: la spontanea, che dipende generalmente dalla temperatura del fotoperiodo, diciamo che è quella, chiamiamola, più naturale, e poi quella indotta quando una femmina percepisce che un maschio maturo, magari morfologicamente più sviluppato, più grande di lei, può dare più sicurezza, più certezza di successo riproduttivo. E infine l'effetto di Bruce, che consiste nella interruzione volontaria della gravidanza, se a rischio o per evitare un inutile dispendio energetico, oppure per poi un successivo infanticidio da parte del maschio dominante. Pure. Perché sono tanti o a volte sono pochi, o comunque avvertiamo sempre la loro presenza che in qualche modo ci disturba? Dipendono da diversi fattori. Io qua l'ho divisi in abiotici, cioè abiotici quelli che dipendono, ad esempio, nell'ambito cittadino periferico, dalla discarica, dalla possibilità di creare le tane, quindi avere la possibilità di terreni idonei a loro, oppure nascondigli, oppure che so, cantine o altre cose. E poi biotici potrebbero essere quei fattori che in qualche modo agiscono sempre per limitare, o meno, al contrario, per favorire la popolazione. Possono essere epidemie, la disponibilità di cibo da predazione, la presenza di predatori che, ripeto, in città scarseggiano. Inoltre ci sono anche dei fattori di densità dipendenti. Questi ci aiutano molto perché sono quei fattori che regolano l'attività e soprattutto il numero degli individui all'interno della singola colonia. E dipendono dalla piramide gerarchica, cioè in pratica dall'individuo alfa, che generalmente è il maschio, ma a volte può anche essere la femmina, che in pratica, diciamo, detta le regole della gestione di questa socializzazione. Comunque parliamo sempre di colonie di 5, 6, 7 individui tra maschi ordinati e femmine. Dell'attività sessuale stabilita dal maschio e, come abbiamo visto, dalla disponibilità femminile, la classe di età all'interno di questa comunità, perché ovviamente ci sono soltanto dei piccoli, la situazione è calma. Nel momento in cui i piccoli maschi, dopo 3 mesi, diventano adulti, entrano in concorrenza con l'individuo maschio alfa e nascono i problemi che poi vedremo. E poi soprattutto lo stress, proprio classico stress da sovrappopolamento. A quel momento la colonia avverte
che sono in troppi e si scatena ovviamente una lotta, una gara alla sopravvivenza. E questa lotta la eseguono, la fanno attraverso un'aggressività talvolta anche mortale, il vero e proprio cannibalismo. Le femmine restano all'estero proprio per diminuire la natalità, addirittura arrivano all'aborto spontaneo, come abbiamo visto, o addirittura il riassorbimento spontaneo dell'embrione, cosa che è importante ed è, soprattutto per un organismo così piccolo, è un'attività, un lavoro, un dispendio energetico enorme. Vai pure. Adesso parliamo dei ratti, dei topi che generalmente incontriamo nelle nostre città. Prevalentemente sono il Mus musculus, il Rattus rattus e il Rattus norvegico. Adesso iniziamo a parlare del topino domestico, il Mus musculus, che è quel topino simpatico che a volte troviamo anche nelle dispense domestiche quando apriamo lo sportello e vediamo un affarino di veramente piccolo, di 20-25 grammi, che corre magari sul piatto che so io. Derivano, vedremo in pratica quasi tutti dall'Estremo Oriente, dall'Asia del Sud, quindi parliamo di India, Indocina, quelle zone lì, e poi come regione mia, lentamente, soprattutto generalmente attraverso lo spostamento delle varie popolazioni nel corso del tempo, questo mus ha accompagnato l'uomo. E circa 4.000 anni fa è comparso anche in Italia. Naturalmente l'ambiente mediterraneo poi è stato colonizzato attraverso gli scambi commerciali e le imbarcazioni, e trovando un ambiente assolutamente idoneo ce lo siamo ottenuti. Abbiamo due tipi di musculus, il mus musculus che vive in un areale abbastanza limitato in Italia nord-orientale, e poi il domesticus, che è quello di cui adesso daremo alcune caratteristiche, che è diffuso nella penisola italiana e in tante delle nostre isole. Ecco, è carino, lo vedete nell'immagine, siamo su 10, 15, 20 grammi di peso, quindi sono topini veramente molto simpatici, hanno un profilo fusolato e un orecchio molto grande. La coda è lunga quanto il corpo più la testa, quindi una coda lunga, ed è uno di quei metri con cui noi riusciamo a individuare immediatamente di che topo, di che ratto si tratta. Vedremo anche degli altri, alcune caratteristiche veramente poche che ci consentono di individuare immediatamente di che roditore stiamo parlando. Hanno un bel mantello bruno grigiastro e leggermente un pochettino più grigio nella parte ventrale. Il periodo riproduttivo dipende da dove vivono. Gli individui commensali, cioè quelli che stanno accanto a noi tutto l'anno, siamo tranquilli. I selvatici, fortunatamente, sono costretti a seguire l'andamento stagionale, quindi abbiamo soltanto 3-4 parti primaverili, considerando che se però nel loro territorio in qualche modo riescono ad avere un'alimentazione sufficiente, i 3-4 parti lievitano. Maturità sessuale attorno ai 2 mesi, 5-10 parti, come abbiamo detto, dipende un po' dall'andamento stagionale, svezzamento 22 giorni, 4-8 anche di più piccoli per ogni nidiata. Voi capite che 5-10 parti all'anno moltiplicato tanti individui per nidiata, il numero diventa consistente. Fortunatamente, come abbiamo visto nelle diapositive precedenti, subentrano dei fattori autoregolanti proprio all'interno della colonia, altrimenti saremmo rovinati. La durata della vita è appena di un anno. Vai pure avanti. L'habitat, come dicevo prima, le due fotografie sono molto chiarificatrici, o stanno in zone gelide, periferie della città, diciamo allo stato, chiamiamolo selvatico, quindi coste rocciose, sabbiose, zone ecotonali, zone di rispetto attorno all'abitato. Ecco. E attività prevalentemente crepuscolare, cosa che invece allo stato domestico l'attività è anche crepuscolare, ma è anche assolutamente diurno, è onnivoro, anche se predilige poi cereali e graminace, e abita anche con noi, quindi edifici di civile abitazione, magazzini alimentari e quant'altro.
come ho detto prima, il DMI, il gruppo familiare composto da pochi individui, come vedremo anche nelle altre specie, siamo sui 4, 5, 6, 7 individui, non di più. Vai pure avanti. Il nido, negli ambienti domestici, ovviamente, dove trova qualcosa per poter costruire il nido, quindi stracci, plastica, pezzi di carta, penso io, in una zona defilata, in una zona molto disturbata, riesce tranquillamente a creare il nido, oppure presso le popolazioni selvatiche, in terra, con delle piccole gallerie. Ma pure. Importanza economica, diciamo che l'importanza economica si legge anche come danni. I danni sono abbastanza uguali per i tre, sia per i muschi che per i due ratti. Dove vivono creano dei danni. In questo caso nell'ambiente domestico crea dei danni anche nell'ambiente domestico, proprio nella casa, nell'appartamento. Apertura di passaggi, consumo di alimenti conservati, nei magazzini, nelle dispense scolastiche piuttosto che domestiche di casa, erosione di manufatti, materiale cartaceo utilizzati per realizzare il nido, quindi tutto ciò che può rubare, può prendere, può rosicchiare, portare nel nido per costruirlo lo fa. Negli allevamenti zootecnici, capannoni industriali, serre, silos, rosicchia, quindi può rosicchiare sia le piante che soprattutto poi gli alimenti del bestiame, ad esempio. Il danno d'immagine che è trasversale per tutti e tre i roditori, perché comunque trovare la spoglia di un animale morto in un ambiente lavorativo, in un ambiente diciamo delicato, come può essere un allevamento oppure un magazzino, o soltanto le tracce, è una cosa diciamo inaccettabile da un punto di vista del buon sviluppo della filiera alimentare. E anche perché preda dei piccoli invertebrati, uova o nidiacei. Fortunatamente la sua conservazione, come vedremo anche per gli altri, non presenta alcun problema. Chi fa riferimento da un punto di vista normativo ai ratti è la legge numero 157 del 1992, la legge sulla caccia per intenderci, dove dice espressamente che le prescrizioni previste non si applicano, cioè quello della buona conservazione degli animali selvatici, non sono previste e non si applicano alle tappe, ai ratti topi, alle avicole e recentemente anche alle nutrie. Quindi diciamo che noi siamo liberi di contenerli come meglio possiamo e vedremo poi anche i sistemi di contenimento. Vai pure avanti. Adesso passiamo al Rattus rattus, quello che viene definito ratto nero e si capisce anche perché si chiama ratto nero. Anch'esso ha un'origine Estremo Oriente, sud-est asiatico, penisola indiana e poi in seguito ai soliti commerci, ai movimenti di popolazione, ce lo siamo ritrovati nel bacino del Mediterraneo dove si è stabilizzato tranquillamente. Lo troviamo in ambito urbano, nei parchi urbani, sottotetti, stalle, edifici, oppure anche allo stato selvatico, esce lontano dalle varie attività antropiche, nelle pinete litorali, querceti, castagneti, quindi raggiunge anche dei livelli di 800-900 metri sul livello del mare, quindi livelli importanti, quindi potenzialmente un'infestazione importante, palmeti, scogliere e nelle falesie. Abbiamo tre tipi, in Italia conosciamo tre tipi di ratti. Noi abbiamo Rattus rattus rattus, che è il nero, quello che abbiamo visto in fotografia, mantello nero ardese scuro, e un mantello grigio scuro ventralmente, e lo troviamo prevalentemente nel nord Italia. Lungo l'Appennino troviamo il Rattus alessandrinus, che è un mantello grigio marroncino, col ventre grigio leggermente più chiaro. E poi abbiamo Rattus frugivorus che ha un mantello, perdonatemi, molto bello, meraviglioso da vedere, un grigio marroncino chiaro, il ventre molto chiaro, morfologicamente carino, scusate se lo dico, e lo troviamo prevalentemente nel sud Italia e nelle isole. Vai pure avanti.
Ecco, come è fatto Orato Nero? Ora qua io l'ho schematizzato disegnandolo tanto per poi sottolineare il fatto, come dicevo prima, di un rapido riconoscimento. Questa è l'immagine del Orato Nero, poi vedremo anche quello del norvegico, che differisce in qualche cosa che adesso andiamo a vedere. Innanzitutto c'è un corpo molto slanciato, quindi il Orato Nero. Ha un muso appuntito e una testa appuntita molto slanciata. Soprattutto ha degli occhi molto grandi, delle orecchie molto grandi e una coda lunghissima che è più lunga della lunghezza del corpo, che è esattamente il contrario del norvegico. Quindi, nel momento in cui vediamo, al di là del colore del mantello, vediamo queste quattro caratteristiche, noi sappiamo tranquillamente che si tratta di un ratto nero. E quindi conosciamo, adesso andremo a vedere anche le caratteristiche dove abita, del suo comportamento, e quindi poi un domani riusciamo anche a prendere dei provvedimenti per contenerlo. Vai pure avanti. Ecco qui, disegnando una casetta, ho cercato di dare un'idea degli areali dove possiamo incontrare i vari topi e i vari ratti. Il ratto norvegico è senz'altro ipogeo, quindi l'ho indicato nelle fognarie, ma non necessariamente nelle fognarie, comunque diciamo sotto il pelo, sotto il livello della campagna. Il ratto nero invece lo possiamo trovare nelle zone pigee, quindi nei sottotetti, nelle soffitte, o come abbiamo detto prima, sugli alberi, nell'occhio delle palme, penso io, ecco. Esattamente come il musumus. Vai pure avanti. Periodo riproduttivo, ha una gestazione di circa 4 mesi, ha una maturità sessuale di circa 4 mesi, gestione come al solito siamo attorno ai 20, 23, 24 giorni, poi vedremo che comunque dipende perché se c'è un allattamento in corso della nidiata precedente, la gestazione da 21 a 23 diventa 24, 25, 26. In pratica sgrava nel momento in cui finisce l'allattamento della nidiata precedente. È in pratica un'attività industriale, chiamiamola così. La nidiata generalmente è formata da 5, 6, 7, 8 piccoli, 3-5 parti all'anno e svezzamento attorno ai 20, al 25esimo giorno. Il numero svezzato siamo sui 16-22 all'anno, pur avendo, tenendo in considerazione degli stress e dei fattori biotici e abiotici di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il nido, dato che ha caratteristiche epigee, naturalmente le fa o in zone sopraelevate dell'abitato oppure sugli alberi. Sono dei nidi ovaloidi, molto grossi, con temperature naturalmente garantite per un buon sviluppo della prole. Il ratto usa questa coda lunghissima a mo' di bilanciere. E grazie ai polpastrelli provvisti di squame riesce agilmente a arrampicare sugli alberi e a fare poi espletare tutti i suoi talenti. Vai pure avanti. Organizzazione sociale, c'è il solito individuo alfa, accanto ad alcune femmine. Di cosa si ciba? Negli ambienti domestici si fa prima dire di tutto: cereali, frutta, carne, uova, pasta, eccetera, eccetera, eccetera. In ambienti selvatici, beh, quello che trova, cosa trova? Senz'altro frutti, insetti, molluschi, uova, piccoli lindiaci, considerando che la sua area familiare può addirittura essere circoscritta ad alcuni ettari. E questo dipende naturalmente dalle colonie, dalla densità di popolazione all'interno delle colonie. Circa 28-30 grammi di cibo e quasi il doppio di acqua. La durata media della vita, qua siamo sui 2 anni a confronto del domestico, del musso, che invece, come abbiamo detto, era di circa 1 anno. Procedi pure. I danni diciamo sono abbastanza soliti, possiamo aggiungerci le rosicchiature all'interno degli edifici industriali o edifici privati, quindi una particolare attenzione ai cablaggi che vanno in tilt spesso e volentieri, naturalmente la possibilità della trasmissione di zoonosi,
dispersione di vegetali invasivi. Questo, diciamo, è un problema che scatenano un po' tutti quanti, cioè il fatto di alimentarsi con dei vegetali che magari autoctoni non sono, e poi attraverso l'alimentazione seminarli e quindi infestare la nostra vegetazione autoctona con vegetali che autoctoni non sono. In certe situazioni particolari, il ratto nero favorisce la presenza di predatori autoctoni. C'è il classico esempio del ratto nero con i gabbiani. I gabbiani predano il ratto nero, ma è altrettanto vero che il gabbiano favorisce la presenza del ratto nero a causa dei resti alimentari del gabbiano, che so, carcasse mangiate male, resti di uovo, che so io. In pratica è un circuito chiuso che si autoalimenta. È caratteristico e tipico generalmente delle isole, dove spesso si nota questo fenomeno. Fortunatamente anche qua la 157 è tassativa per quanto riguarda i topi, e in questo caso i ratti, non esistono problemi di salvaguardia e quindi si può intervenire. Paradosso del paradosso, ma non soltanto per questo animale qua, in alcuni paesi del nord Europa la sua diminuzione constatata ha portato a considerare la specie in via di estinzione. Beati loro, aggiungo io, noi non possiamo dire altrettanto. Vai pure avanti. E infine abbiamo il ratto norvegico, il ratto grigio, il surmalotto, il pantegato, ci sono 100.000 nomi per definire questo animale. Ecco, su questo, come ha detto all'inizio, e mi ripeto verso la fine, ecco, è una specie cosmopolita, considerata una minaccia, perché lo è stata in passato, lo è tuttora, se per quello, però sottolineo che in realtà rappresenta soltanto il sintomo di degrado dell'ambiente che l'uomo riesce a costruire e a mantenere. Diciamo che, come ho detto all'inizio, 99,9 è la responsabile della nostra, e qua lo ribadisco in occasione del norvegico. Origine, diciamo sempre, siamo nell'Oriente, Estremo Oriente, India, Cina e comunque Asia, Estrema Asia orientale. E poi ce lo siamo trovati in Europa, in questo caso, le notizie storiche dicono che a seguito di queste transumanze umane che avvenivano in coincidenza di guerre o proprio traslocazione di popoli da un territorio all'altro, i ratti, i topi naturalmente seguivano l'uomo, in questo caso il ratto è ben contento di seguirlo, e quando in questo caso le popolazioni asiatiche si sono affacciate all'Europa ci hanno lasciato anche il ratto norvegico, che naturalmente nel bacino in Europa occidentale, ma a quei tempi nel bacino mediterraneo si stava benissimo, cioè hanno trovato un ambiente accogliente e si sono stabilizzati. Vai pure avanti. Ecco, le caratteristiche, al contrario del ratto nero, l'altro disegno riporta la morfologia del norvegico. Qua si nota subito che il corpo non è affilato, ma è più tozzo. Aggiungo, qua siamo sui 500-600 grammi di peso, cioè per intenderci come minimo due volte il peso di un colombo, quindi parliamo di una bestia che anche da un punto alimentare occorre parecchio cibo, parecchio alimento per soddisfare le sue esigenze. Comunque, muso arrotondato, occhi piccolissimi, orecchio piccolissimo e la coda, con meno anelli del ratto nero, è più corta, più breve rispetto al corpo. Questo al di là del mantello marroncino, grigiastro, chiaro, eventualmente, perché soprattutto per l'ambiente dove vivono non è facilmente individuabile il famoso color rossastro, bruciato, bronzio, lungo la colonna vertebrale, eccetera, eccetera. Quello è il classico. Diciamo che, ecco, il classico è il topino che vedete lì fuoriuscire dal tombino, ma ecco, non sono sempre tutti così. Le caratteristiche per individuarlo sono quelle che vi ho appena detto. Vai pure avanti. Anch'esso ha la possibilità di vivere in ambiente urbano e in ambiente rurale. In ambiente urbano dove vive da tutte le parti. Siamo sempre comunque a livello del pelo della strada.
in impianti fognari, certamente, che comunque li usa come pastaggio e non quanto tale, tra le altre cose. Sono soltanto delle autostrade, delle strade, dei percorsi che serve per gli spostamenti, ma non certo per impiantarci il nido. Rive di fiumi, canali, rii, sponde dei fossi dove fanno dei gravi danni proprio perché scavando le gallerie indeboliscono il fosso stesso. Scarpate linee ferroviarie e poi naturalmente rifiuti solidi, liquidi urbani, depositi alimentari, stabulari, mattatoi, rifugi per animali, sia per quanto riguarda gli animali domestici, ma anche per gli allevamenti veri e propri. Nell'ambiente rurale vive accanto all'acqua e alla possibilità di alimentarsi, quindi canali di irrigazione, strutture zootecniche, edifici agricoli, sponde dei laghi mediterranei, perché comunque il ratto norvegico è uno dei pochi ratti che è un abilissimo nuotatore, riesce a trattenere il respiro anche per 30-40 secondi, quindi il suo danno può essere anche traslocato da una sponda all'altra del rivo o del canale e quindi aumentare il problema derivante dalla sua presenza. Vai pure, crepuscolare, vai pure. Ecco, questo è il territorio, diciamo, selvatico e urbano, classico, ideale per il ratto norvegico. Si commentano da sole e la domanda è come mai abbiamo il ratto? La risposta è come mai non abbiamo, come facciamo a non avere il ratto in una situazione del genere? Vai pure avanti. Ecco, il territorio è in pratica tutto l'ambiente dove lui esplica i suoi talenti comportamentali, quindi comportamento alimentare, comportamento riproduttivo, comportamento sociale. Circondato poi da una fascia esterna, quella parzialmente esplorata, dove tira fuori tutti i suoi timori, quindi la sua neofobia, per cercare prede o comunque alimenti. L'area familiare, qui ho disegnato un'area familiare semplice, comunque la descrivo brevemente, ha un accesso naturalmente abbastanza nascosto e sottoterra. Lungo i percorsi, lungo le gallerie, di tanto in tanto crea delle nicchie, crea dei vuoti, degli spazi che usa come nido, che usa come dispensa, che usa come zona di riposo durante il giorno, essendo lui un tipo crepuscolare, e poi alcune vie di fuga, alcune aperte, come scrivo lì, con uscite crepitate, cioè semi nascoste. Un individuo molto, 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 molto furbo. Vai pure avanti. Ecco qua, ho disegnato, diciamo, il territorio dove possiamo incontrare una o più colonie. Il territorio, quello appunto vi dicevo prima, quello è descritto in nero, e poi abbiamo l'area familiare, il home range, quella in rosso, dove vive, si concentra l'attività qui dove troviamo le gallerie ipogee e dove si concentra poi l'attività, ad esempio, riproduttiva e quella poi del postparto, cioè dove la madre interviene per educare, diciamo così, i giovani, una piccola area chiamata area giovanile, dove naturalmente circoscritta dagli odori, quindi dai feromoni materni. Per poter incominciare a prendere confidenza affinché possano prendere confidenza i giovani con l'ambiente esterno. Se il territorio è ricco, quindi è ricco, ahimè, di alimento, si osserva addirittura che queste aree familiari possono tranquillamente sovrapporsi, cioè le gallerie possono incrociarsi di due colonie diverse senza accadere nulla, senza che succeda nulla, perché comunque non c'è una concorrenza, in questo caso alimentare, che ponga i due gruppi in situazioni contrapposte. Le colonie in questi orange sono, come si diceva prima, formate dall'individuo predominante, quindi dal vertice della piramide, chiamato alfa, generalmente maschio, talvolta anche femmina. Poi abbiamo i sottomessi, generalmente sono i subadulti,
quelli che potrebbero anche avere un'attività riproduttiva normale, ma che comunque devono, tra virgolette, ubbidire a chi comanda per poter rimanere nell'ambito familiare. E la dominanza viene rappresentata anche con dei segni molto potenti. Qua vedete, ad esempio, un ratto leggermente mangiucchiato nel treno posteriore, derivante proprio evidentemente da avvertimenti che l'alfa ha dato a questo individuo qua. E poi abbiamo gli orga, quelli che potremmo dire più sfortunati, perché lì non solo il dominante, ma diciamo proprio la colonia che rifiuta questo individuo, quindi lo invita, diciamo così, ad allontanarsi dalla colonia, perché è inopportuno, perché porta via energie vitali per tutto l'insieme degli individui. Paradossalmente è sfortunato da una parte, ma può essere fortunato dall'altra, perché è atteso che non venga predato nel momento in cui si allontana dalla colonia, è un portatore di un genoma nuovo in una nuova colonia. E quindi nel momento in cui si innesta in una nuova colonia, cosa succede? Succede che la arricchisce da un punto di vista genetico, quindi rinforza la colonia nuova, e nulla impedisce che questo individuo omega nella nuova colonia riesca a prevalere, quindi a trasformarsi in alfa. Neppure. Qua questi animaletti hanno una vita addirittura sui 3 anni, quindi vedete che da un anno siamo passati 2, siamo arrivati ai 3, hanno una maturità sessuale sui 3 mesi, una gravidanza, anche qua siamo sui 20-22 giorni, però come dicevo prima, se c'è un allattamento in corso può diventare 25-26 giorni tranquillamente, 5-7 parti, ma dipende comunque dall'ambiente in cui stanno vivo, quindi dal territorio che stanno occupando, i nati 7-12, insomma 7-10, ecco, ogni volta, e lo svezzamento avviene generalmente dopo il 22-24 giorno. Importanti sono le cure parentali classiche, diciamo, dei ratti, e le descrivo in occasione del norvegico. La funzione alimentare, cioè l'apprendimento che i piccoli ricevono dagli adulti, in questo caso senz'altro sempre dalla madre, che la madre suggerisce, fa comprendere ciò che può essere mangiabile, ciò che può essere, diciamo, evitato. Ecco, ci sono delle teorie che dicono che oltre alla madre anche gli individui adulti possono, all'interno del gruppo, insegnare, tra virgolette, ecco, qualcosa ai nuovi nati. E poi abbiamo le interazioni che sono fondamentali per tutti. Dico, faccio un esempio, ad esempio per i gatti, ecco, le interazioni tra madre e figlio, soprattutto nei primi momenti di vita, sono fondamentali per un buon sviluppo dell'adulto. Ad esempio, la stimolazione tattilinguinali consente di avere poi il primo svuotamento della vescica, e quindi un apparato urogenitale funzionante, diciamo così. Ecco. E la pulitura corporea che esercita la madre con la lingua consentirà, quando l'individuo è ancora senza peli, consentirà poi da adulto avere un buon sviluppo della sensibilità cutanea, che abbiamo visto data dalle vibrisse, ma soprattutto dai peli che ricoprono il corpo. Dove fanno il nido? Dove trovano un ambiente accogliente, dove il territorio è più morbido, dove riescono a individuare delle temperature costanti e magari dove sono facilitati dal momento in cui possono incontrare un ostacolo, e quindi hanno un andamento parallelo all'ostacolo fin quando, o in senso verticale verso l'alto, verso il basso, riescono a stabilirsi nella zona più adeguata per le loro esigenze. Qua vedete ad esempio le radici di una caccia, lungo percorso cittadino, ottimo accesso per il norvegico, e senz'altro c'è un nido o chissà cos'altro, esattamente come nella fotografia accanto, dove, l'abbiamo detto, il discorso è semplice, dove c'è l'acqua e dove c'è da mangiare, io faccio il nido per il terzo comportamento fondamentale, la riproduzione. L'acqua, dove la trovo? Corsi d'acqua, io che so, risorse trofiche purtroppo
ce ne sono fin troppe, e questo avvantaggia la specie perché nel momento in cui ha l'acqua vicino, risorse trofiche accanto, si riducono gli spostamenti, quindi c'è meno pericolo di predazione o in città di individuazione dei percorsi da parte dell'uomo, quindi in qualche modo l'intercettazione poi che ne segue nel momento in cui si scatena la lotta al contenimento. Vai, pure avanti. L'area giovanile, come dicevo prima, è presso l'ingresso della madre, marcata dai feromoni proprio per delimitare una piccola area dove i piccoli possono prendere confidenza. È onnivoro, siamo sui 20-30 grammi al giorno di tutto: frutta, piante, insetti, piccoli roditori, animali acquatici, uova, scarti di macelli, sostanze organiche di discariche pubbliche, spoglie di altri animali. Qua sottolineo la dinamica di popolazione del lato norvegico perché voi sapete che la dinamica di una popolazione è in funzione della natalità, della mortalità, dell'immissione di nuovi individui nella colonia o della fuoriuscita di nuovi individui dalla colonia. Ecco, in questa dinamica, soprattutto per il norvegico, si scatena anche i talenti dell'uomo, cioè la maggior pressione sul lato norvegico in ambito cittadino è esercitata dall'uomo, quindi va ad incidere sulla mortalità del ratto, cosa che vedremo nel prossimo appuntamento, che non è talvolta non è la soluzione più felice. Prosegui pure. Importanza economica, danni, possiamo riepilogare quelli precedenti, aggiungerci qualcosa di nuovo. Comunque, in campo industriale alimentare, sottrae contamina con peli, urine, escrementi, spoglie, le derrate alimentari, va a incidere sulla filiera alimentare, quindi un grosso problema di garantire l'assenza della presenza del ratto in certi ambienti delicati. Alle derrate, l'OMS dice, asseriva qualche tempo fa, che il 25% della raccolta mondiale di cereali viene annualmente consumato o danneggiato, che poi è abbastanza la stessa cosa. Danni agli allevamenti zootecnici, danni causati dalla rapida esplosione loro perché trovano un ambiente super idoneo, danno di immagine e di sottrazione anche di alimento, perché comunque si alimentano e danneggiano, inquinano il cibo, l'alimento per il bestiame. In campo domestico trova rifugio presso edifici civili o agrari, dove trascorre il periodo invernale e per poi fuoriuscire in primavera e quindi a trasportare il danno nei campi che sono di mais o di girasole. E poi, abbiamo detto, cioè, è zoonosi, quindi può essere un potenziale serbatoio di malattie virali, batteriche, protozoari, eccetera, come è successo nei tempi antichi, ma neanche poi tanto perché, ad esempio, fenomeni di contagi da pestilenza ne abbiamo avuto non più tardi di una trentina d'anni fa in California, negli Stati Uniti. Quindi voglio dire, sono malattie che, va bene, non ci sarà più la pandemia, però sono sempre da attenzionare perché comunque sono gravi. Prosegui pure. Ecco qui ho soltanto elencato alcune delle patologie, diciamo, le più ricorrenti, non le più comuni, che possono in effetti colpire anche l'uomo, anche se comunque diciamo che c'è un livello generale, diciamo, nei nostri territori, con livello generale di igiene, per cui sono scongiurate situazioni gravi e pesanti. Ciò non toglie che qualche accadimento del genere possa anche verificarsi nella civilissima Italia o in Europa. Ecco, ci mancherebbe, anzi, succede. Vai pure avanti. E poi abbiamo anche l'altro impatto sulla biodiversità, altri danni, ad esempio la predazione della fauna acquatica sulle uova piuttosto che i nuovi nati, i puli, ma anche su individui di una certa dimensione già adulti,
distruzione, come vi dicevo prima, di essenze vegetali da coltivo. Nel momento in cui viene la bella stagione, il ratto si caccia nei campi e o asporta addirittura le semenze dal terreno, oppure aspetta che la vegetazione faccia il suo corso e aggredisce poi il frutto, e dispersione anche lui, come gli altri, di essenze selvatiche, e quindi dispersione, danni alle colture, danni comunque alla nostra vegetazione. Anche qui, fortunatamente, tra virgolette, ecco, lo stato di conservazione regolato dalla 156-92, che dice che non ci sono delle riserve per il suo contenimento. E poi vedremo magari le riserve nel prossimo appuntamento. Vai pure avanti. Ecco, permettetemi di ricordare il mio maestro, che recentemente è scomparso, il professor Mauro Cristaldi, docente all'Università di Roma, con cui abbiamo condiviso alcune esperienze, che sempre è stato sostenitore delle strategie di difesa ecocompatibili, cioè agire più sull'ambiente, prevalentemente sull'ambiente, e poi attraverso i mezzi di cui l'uomo dispone, chimici, fisici, che vedremo la volta successiva. Vai pure avanti. E con questo vi ringrazio per l'attenzione, e vi do appuntamento a martedì prossimo per l'altra parte dei ratti. Ecco, benissimo. Io riporto l'applauso virtuale che immagino che tutti avrebbero piacere di fare se fossimo in un luogo fisico. E mi sembra veramente interessante. Io non conosco questi argomenti, li conosco pochissimo, insomma, li conosco quasi a livello di una persona, diciamo, della strada, e quindi così, ecco, quasi per sentito dire, a parte gli studi, ma che non erano proprio specifici su questo argomento. E quindi è sempre affascinante conoscere qualcosa che nel suo intimo risulta anche interessante, al di là di suscitare repulsione, come appunto il topo e il ratto. Prima di iniziare con le domande, mi fa piacere, diciamo, fare un'osservazione. Tu hai detto una cosa, durante la tua presentazione. Hai parlato dell'attenzione igienica. Hai detto, fortunatamente il topo, non trasmette più tante malattie perché esiste una forte attenzione nei suoi confronti. Però il mio, diciamo, occhio clinico, che non è verso i topi, ma verso quei simpatici animaletti con le ali che si chiamano piccioni, ha notato che i piccioni condividono gli stessi habitat, diciamo, alcuni degli habitat dei topi, cioè quelli specialmente di tipo alimentare. Quindi questo mi sembra abbastanza importante notarlo, perché nessuno ha repulsione nel far salire un piccione sul proprio tavolino del bar, e lo reputano un gesto di simpatia, ma nessuno assolutamente farebbe salire un topo sul tavolino del bar. Quindi questo è abbastanza importante da osservarlo, cioè questo anello di congiunzione, secondo te, può esistere fra, non voglio demonizzare il colombo, per carità, però è giusto far capire a chi ci ascolta, in generale alla popolazione, che può essere un anello di congiunzione. Ma guarda, assolutamente sì, perché non possiamo andare a compartimenti strani. Cioè, non è c'è il ratto da una parte, il colombo, il gabbiano, poi l'uomo, poi siamo un insieme di esseri viventi che convivono. Detto questo, ci può essere il pericolo che dici te, ma ti aggiungo un altro pericolo, ad esempio, di colombo. Io ti rispondo sui gabbiani. Cioè, il gabbiano che mi vive una discarica, l'uccello, il corvo che mi vive una discarica, si può ferire nelle zampe, e attraverso queste ferite può introdursi un qualche cosa che poi io ritrovo nel guano, e il guano me lo ritrovo magari nel giardino sul tavolo, esattamente come per il colombo. Quindi attenzione anche a questi particolari, perché questo particolare moltiplicato per 1000 di questi particolari
può scatenare un'epidemia o qualcosa di grave, di serio. Ma questi purtroppo a volte sono dei discorsi un po' sottovalutati, un po' in secondo ordine. E invece, da un punto di vista igienico e quindi anche sanitario, sono fondamentali. Ma perché noi diciamo dobbiamo contenere questa popolazione? Mica diciamo dobbiamo annientarla, perché sappiamo benissimo che prima non siamo in grado di annientare un bel niente. Seconda cosa, perché nel momento in cui conteniamo il numero, conteniamo le occasioni di contagio. Il discorso è semplice. Quindi nel momento in cui eliminiamo la popolazione del ratto, e tanto non la eliminiamo, ma la conteniamo del colombo, che sto io, automaticamente manteniamo sempre la biodiversità. Per comunque vedere i colombi per strada, anche piacevole tra le altre cose, ma nello stesso tempo diminuiamo e di molto il rischio di ipotetici contagi e ipotetici passaggi di qualche cosa. È vero. Ma siamo noi che abbiamo un'ottica sbagliata nell'approccio verso gli animali che vivono con noi in città, cosa diversa di quando si parla magari di animali selvatici oppure che so, dell'orso piuttosto che delle balene. Ecco, cioè, sono gli animali che vivono accanto a noi, che si vedono o che non si vedono, perché il ratto e il topo, essendo crepuscolari, spesso non si vedono e quindi non ci sono. No, ci sono Bene, e come. bene. Prima di dare la voce alle domande, che anzi invito comunque a sottoporre con il tastierino, basta scriverla e inviarla, che io poi la sottopongo al professor Albonetti. Ho visto che ringrazi il dottor Vincenzo Paolo Monteverde per il contributo fotografico e grafico. E ne approfitto, visto che lo vedo fra i partecipanti, per salutarlo anch'io. Un saluto amichevole e caloroso. Passiamo alle domande. Ti fanno una domanda interessante, perché peraltro non credo che le nutrie siano proprio presenti in tutta Italia. Dovremmo dedicare probabilmente un appuntamento a questi animali. E la signora Suigo chiede: le nutrie sono sempre ratti? Le nutrie sono dei roditori, sono dei grossi ratti di 6, 7, 8, 9 kg, enormi, aggiungo io simpatici, io ho avuto a che fare con le nutrie, ma sono animali sociali e anche simpatici, direi neanche tanto timorosi dell'uomo, con cui ci può essere, diciamo, un approccio tra animale e animale, ecco, diciamo così. Purtroppo le nutrie, la cui origine si pensa, ma con una buona certezza di approssimazione, sia dovuto alle famose liberazioni delle nutrie avvenute alcune decine di anni fa, creano dei danni giganteschi ai rivi, alle pareti dei canali, proprio a causa delle grosse dimensioni delle gallerie che scavano. E quindi creano dei problemi. Ecco, quindi anche lì occorre contenere il numero. In diversi modi si ricorre anche alla soppressione, anche se poi si pensa alla sterilizzazione, si pensa ad altre cose, ma all'autoimmunizzazione, eccetera, eccetera. Però diciamo che sì, hanno la potenzialità riproduttiva come tutti i roditori, quindi enorme, quindi le caratteristiche fondamentali ce l'hanno anche loro e le mettono in atto. Ci sono tanti complimenti che arrivano, fai un atto di fede, non te li leggo tutti. Va E bene. la signora Gregoretti ci dice, ti chiede, come si riconoscono i diversi tipi di ratti? Vabbè, l'hai già spiegato secondo me, ma magari proprio un flash sul riconoscimento rapido. Ma guarda, se riconosco, tanto di roditore, legacy, ratti, erbicole, eccetera, eccetera, ce ne sono centinaia, quindi poi riconoscerli così al ciocco è difficile, bisogna proprio esaminare e quindi da alcune caratteristiche magari molto particolari si possono riconoscere. Diciamo che a noi interessa vedere per poi capire dove può essere lì l'infestazione, sono quei ratti, quei topi che vivono sopra il livello della strada, quindi possiamo trovarceli in casa, e quelli che possono vivere in giardino, in cantina o comunque nell'orto o comunque ecco, nelle aziende o che so io. Che sono quei tre che ho detto, più che altro il nero, più che altro il norvegico.
Il norvegico se li conosce da coda più corta del corpo, il muso arrotondato, il corpo molto più tozzo, molto più grande, orecchie e naso molto molto piccolo. Il ratto nero, al di là del colore, ha esattamente il contrario. Occhi e orecchie molto grandi rispetto al corpo, il corpo molto affusolato, il muso testa appuntita e una coda lunghissima. Poi nella prossima appuntamento farò vedere. Ecco, la coda lunghissima di questo ratto che è veramente molto lunga, molto sottile. E quindi, insomma, ecco, anche se si vede per la strada, si fa presto a riconoscere. Questo al di là del colore del pelo che a volte inganna, a volte è facile trovare i norvegici senza pelo. E quindi, ecco, ma con queste cose qua si vedono bene e di conseguenza ci si può attrezzare per contenere. E la signora Gregoretti aggiunge, perché probabilmente era questa la sua intenzione, la sua richiesta, dice: no, intendo come riconoscere le tracce che lasciano, poiché difficilmente si riescono a vedere, cioè esiste evidentemente la possibilità di riconoscere anche dalle tracce quali tipo di ratti ci sono o è difficile? No, non è difficile, ne parlerò al prossimo appuntamento. Per in tracce, ad esempio, intendiamo o le feci, oppure vedere la spoglia, oppure anche le impronte lasciate su quelle polvere traccianti. Farò vedere i tre tipi di feci del domestico, del norvegico e del ratto nero. Sia come forma, il ratto nero ha delle feci molto grandi, arrotondate, leggermente incurvate, tipo fagiolo, tipo fava, ecco, e non è appuntito. Quello del ratto nero, ad esempio, ha le feci leggermente più appuntite. Però è chiaro che una traccia solo non mi dice niente, bisogna vedere alcune per poi stabilire con una certa certezza se è appuntito o meno, eccetera, eccetera. Ecco, non confondere, ad esempio, con altri animali, tipo il geco. O le brache che hanno le feci simili ma sono comunque diverse. Ma le illustro la Ok. prossima volta proprio fotograficamente, quindi possiamo poi parlare la prossima volta. Con la fotografia si capisce subito, per intenderci. Benissimo. E dunque, questa è una domanda interessante. Secondo me, diciamo, l'approfondirai molto nel prossimo appuntamento. Però intanto ti pongo la domanda del geometra Gasparini, tecnico del settore ambiente del Comune di Carpi. Secondo quello che ha detto, io potrei evitare di mandare la ditta di derattizzazione nel caso di segnalazione di avvistamento muri che entrano ed escono dalle caditoie, magari effettuando solo un controllo nelle aree circostanti per eventuali buche nel terreno? Allora, questo lo tratto la volta prossima. Io però posso anticipare questo qua. La disinfestazione è fondamentale in certe situazioni critiche, in certe situazioni di emergenza, in certe situazioni dove non se ne può fare a meno e quindi si ricorre, diciamo, al carbonato. Detto questo, però, bisogna anche cercare di fare in modo di non avere la buca nella strada o comunque che il ratto non trovi la possibilità di percorrere il nostro impianto fogliante. Io faccio l'esempio di Genova, dove alcuni anni fa, quando seguivo dei lavori pubblici proprio per il contenimento dei ratti, abbiamo trovato delle fogne, quindi degli impianti fognati fatti di ardesia, sezione triangolare, tre foglie di ardesia e dentro ci passa la fogna. Voi mi dite com'è possibile non trovare un ratto lì dentro che mi passi? Quindi, se abbiamo un buon impianto fognante, e un selciato fatto come a volte si fa, quindi impedire proprio il passaggio dalla zona ipogea a quella esterna e quindi obbligare eventualmente il ratto a vivere per un attimo soltanto nel tombino, ecco, a quel punto l'intervento chimico che so io può avere una valenza, altrimenti l'intervento chimico può essere valido oggi e domani non più. Se io non diminuisco la possibilità di alimentazione ed edificazione con degli interventi materiali, con l'intervento chimico non riesco poi a non dico a vincere, ma comunque a prevalere momentaneamente in quella situazione. Entrambe le cose sono valide e non bisogna trovarsi nella situazione che descrive quel giorno.
Nel momento in cui sei in quella situazione, il veleno si scappa. Bisogna senz'altro fare un intervento di emergenza, come negli ospedali, in situazioni critiche come dentro la scuola o nel giardino della scuola. Però dico io, non bisogna trovarsi in quelle situazioni, quindi seguire, monitorare, verificare la presenza, se c'è il problema. A volte non c'è il problema, è soltanto la stampa che ingigantisce un po' il problema. Se c'è il problema, come si deve intervenire? Conosciamo se abbiamo i ratti o no, quanti ne abbiamo? Non si sa. Certo, Abbiamo certo, dopo certo. la delegazione. Questi sono misteri che poi non portano a nulla perché di fatto in mano non abbiamo un termine di paragone, un metro. Bene, domanda, il signor Lorenzon, intanto ricevi i complimenti del geometra Gasparini e che ti ringrazio per la risposta esaudiente. E poi c'è il signor Lorenzon che chiede, si può utilizzare prodotto rodenticida per il controllo delle nutrie? Dunque, il discorso è un pochettino più generale, cioè sia come direttive europee degli ultimi anni, sia anche proprio per una maggiore sensibilità. Il prodotto rodenticida, si fa ricorso in casi, diciamo, si dovrebbe fare ricorso in casi eccezionali. Ora, dato che la presenza della nutria ormai è meno le più eccezionali, ricorre un prodotto rodenticida. Posso dire, è obsoleto, è molto meglio, ecco, le catture e quindi la soppressione in una maniera più, tra virgolette, umana, perché poi descriverò anche come avviene la morte per rodenticide, posso garantire che è tutt'altro piacevole, anche se parliamo di una nutria o di un roditore. Ma è quello che soprattutto nelle regioni dove lo stanno facendo, stanno applicando degli interventi più manuali, le catture per intenderci, ecco. È una soppressione, diciamo, più ragionevole, ecco. Sì. Dunque, probabilmente spinto da questo argomento, un ascoltatore ci chiede cosa succede ai roditori intossicati? Farò vedere poi anche delle immagini, diciamo un po' cruente la volta successiva, la volta prossima. Comunque, il discorso è che questo animale, che è un mammifero, muore per dissanguamento intestinale. Morire per dissanguamento intestinale, voi mi insegnate che è doloroso. Il dissanguamento, nel momento in cui introduciamo il cibo, il bolo durante il percorso e poi nell'intestino. Crea delle microferite, diciamo, ma tante che automaticamente, in automatico, si riparano con i nostri poteri di autoriparazione. Se questi poteri a livello biochimico sono intercettati e quindi non funzionano, agiscono, queste microferite continuano a dissanguare, moltiplicato 1, 10, 100, moltiplicato 24 ore, 36 ore, portano a un dissanguamento doloroso, che porta comunque alla morte. Ecco. Io preferirei, ecco, morire di un colpo unico, buonanotte, piuttosto che essere torturato per 36-40 ore. Ecco. Parliamo di topi, però io aggiungo, parliamo di mammiferi, parliamo di animali, ad esempio le femmine di questi roditori riescono addirittura a riassorbire l'embrione se vedono che c'è un ambiente sfavorevole. Noi non siamo capaci a fare queste cose qua, quindi a maggior ragione bisognerebbe avere chiamiamola una sensibilità verso questi animali. Dunque, questa è una domanda proprio per te. Poi fra un pochino ti lascio andare, ma questa è una bella domanda perché la pone peraltro una persona, un tecnico comunale, Marco Montecchiari di Macerata, e ti chiede: esistono esperienze di metodi di rilevamento o di stima quantitativa sulla presenza di ratti in un ambito urbano? Sì, io l'ho fatta per tanti anni, ad esempio, sul territorio genovese. Illustrerò i due metodi, illustrerò nel senso che dico, farò cenno anche ai due metodi che abbiamo usato, sia per quanto riguarda il censimento meteorologico, sia anche quanto riguarda lo sviluppo
di una popolazione in base ai fattori ambientali. Ne parlerò la prossima volta, ripeto, per il tempo che ci vuole, ecco, sarà un flash, poi se vogliamo approfondire, magari approfondiamo in un'altra occasione, però sarà un argomento, adesso sarebbe troppo lungo a spiegare, poi senza diapositive sarebbe ancora molto più complicato. Comunque la prossima D'accordo, volta. benissimo. E posso porti un'altra domanda, ancora un altro paio di domande? Dai, allora, e qui ce n'è una che incuriosisce anche me perché ci chiedono, ho sentito parlare di fluttuazioni cicliche dei roditori, di cosa si tratta? Diciamo queste fluttuazioni non cicliche ce l'hanno un po' tutte le popolazioni animali. Cicliche perché in pratica periodiche, cioè a seconda degli anni noi abbiamo delle esplosioni di popolazioni e certi anni invece abbiamo proprio degli abbattimenti, dei ridimensionamenti immediati. Classico esempio l'avicoltura agreste che nelle zone del nord ha delle esplosioni enormi e delle diminuzioni altrettanto enormi, al sud, diciamo, chiamiamo bacino mediterraneo, invece la cosa è mantenuta abbastanza equilibrata. Il perché di queste esplosioni, le spiegazioni sono alcune. Iniziamo nel 1900, nel secolo scorso, in cui si pensava alla patologia, un'epidemia classica proprio di roditori. Poi via via, a forza di tesi, ipotesi e controversie, si è arrivato a stabilire che il predatore, la donnola, un predatore molto importante soprattutto al nord, è l'unico predatore che riesce a individuare nella neve, quando una volta nevicava anche al nord, per intendere, in Nord Europa, riesce a individuare tane, l'arvicola e predarla. Cosa che noi qua invece non abbiamo una ricchezza di questo tipo di animale come hanno al nord. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui il preda e il predatore sono legati, in pratica nel momento in cui i predatori aggrediscono le prede, fanno crollare la popolazione. Automaticamente crolla anche la popolazione predatrice perché non ha più alimento. E quindi abbiamo un ridimensionamento di entrambe le popolazioni, prima la preda e a ruota il predatore. Il contrario succede poi nel momento in cui la preda incomincia ad aumentare di numero perché mancano i predatori, abbiamo l'esplosione nell'anno successivo, negli anni successivi, e di conseguenza abbiamo l'esplosione di caccia e quindi anche della predazione. È una rincorsa in pratica. Ecco, sì, Aspetta, sembra veramente una rincorsa come in bicicletta. E mi viene da dire io che chiaramente ho la fissa dei colombo urbano, che quando invece il predatore manca e basta, non ci può essere altro che un'espansione numerica sempre maggiore, ecco. Sì, ma ecco, allora, in ambito selvatico è un discorso, diciamo, abbastanza automatico. In ambito urbano, per gli animali, nella fattispecie del colombo, non c'è soltanto la naturalità, chiamiamola urbana, c'è anche l'intervento dell'uomo che fa la sua parte, cioè sia l'alimentazione spontanea che l'alimentazione degli zoofili, crea, incentiva queste popolazioni. Cosa che non accadrebbe se fossero assenti questi interventi anche in ambito urbano. Purtroppo, diciamo, c'è tutto un insieme di interventi assolutamente spropositati, assolutamente fuori luogo, che determinano anche dei danni fisiologici allo stesso animale, tra le altre cose. È per quello che bisogna sempre tendere a diminuire e diminuire in maniera ragionevole. Non certo con i fucili, anche se non si può, in città, però ecco, diciamo con contenimento. Con contenimento che non abbia delle conseguenze, ma nello stesso tempo che mantenga, chiamiamola così, una simpatica biodiversità cittadina. Ecco. E dunque, a proposito di convivenza, questa domanda è veramente curiosa. Se, ripeto, se fosse per i piccioni saprei già la risposta, ma siccome si tratta di Mus musculus, bisogna che faccio ricorso a te per forza. La dottoressa Bisaro, Barbara Bisaro, ti dice: io sono un veterinario dell'ASL, mi è stato chiesto se è possibile allontanare un topolino, cioè un Mus musculus, senza che possa ritornare, e se sì,
se si può adattare al nuovo ambiente. In caso affermativo, quanto lontano deve essere portato? Cioè, se ho capito bene, lo cattura vivo. Sì. Ecco, è lo, innanzitutto auguri per la cattura, che no, non è semplice. No, allontanarlo, il problema non è tanto allontanarlo, posso anche allontanare di 100 metri, 100 metri. Il punto è che poi lui verrà sempre attratto da un qualcosa, come ho detto prima, alimentare, un qualche cosa di nidificazione, un qualche cosa che dia la possibilità poi di creare una colonia. Ecco, nel momento in cui lo metto in mezzo a un bosco, faccio per dire, magari c'è anche il rischio che ci rimanga, ma se siamo in ambito cittadino, posso portarlo, non so, in un parco pubblico, ma il parco pubblico poi segue l'andamento dell'usufruitore, quindi del bambino, piuttosto che di colui che perde qualche pezzo di pane che so per strada, e automaticamente me lo ritrovo magari non più a casa mia, a casa tua, però siamo sempre lì. Cioè, seguono l'uomo, quindi bisogna impedire che ci inseguano. Molto molto lontani, non dico come Colombia a 300 km di distanza, che tra l'altro sarebbe anche utile, però sì, distanti, un ambiente sfavorevole, selvatico, diciamo così, ma non certo nell'ambito cittadino, perché si pospone il problema mio a casa tua, cioè, dire, non è che sia soluzione, Ecco, ma è soluzione. però da quello che capisco, questi animaletti non hanno l'animus revertendi, cioè diciamo questa capacità innata di tornare verso il loro nido, come appunto i nostri amici piccioni, diciamo. Sì, basta che trovino un altro luogo interessante e se ne vanno a casa, come dire, del vicino. Adesso, per carità, fatto salvo che non è giusto portarlo a casa del vicino, ma insomma non tornano per forza al loro nido. No, assolutamente, cioè, sono due cose completamente diverse. Qui, in pratica, il problema, se sei fortunato, lo regala a qualcun altro. Il Colombo no, il Colombo cerchi di fare dispetto al sindaco del comune vicino, però spesso non ci riesci perché il Colombo ritorna a casa tua. E questa è la natura del Colombo, a differenza, diciamo, dei roditori. Sì. Ricevi i ringraziamenti da parte della dottoressa Visaro. Velocemente ci sono un altro paio di domande. Dai, ti tengo ancora un attimo qui con noi e spero tu abbia fatto uno spuntino questa mattina. Allora, la signora Oldano ci dice che sta utilizzando da tempo dei dissuasori ad ultrasuoni, per esempio nella dispensa. E che rileva la loro efficacia per ambienti ristretti. Concordi? Allora, in ambienti molto ristretti hanno una loro funzionalità. Sì, teniamo presente che il ratto riceve, riesce a essere infastidito non solo da oltre 20-25 kHz, ma nel momento in cui hai un amperaggio molto elevato, oltre 150-160. Quindi in ambienti molto, molto ristretti, cioè proprio locali piccoli, ecco, ad esempio un successo in ambito zootecnico. Occorre un impianto fatto molto bene all'interno di un silos per allontanare i ratti, perché comunque c'è sempre il problema che il ratto possa nascondersi o comunque evitare o comunque frapporre tra lui e la sorgente un qualche cosa che attenui la frequenza e di conseguenza il fastidio e quindi la possibilità o la necessità di allontanamento. Ma negli ambienti piccoli mi risulta che limitati, ecco, che funzionano. Però aggiungo, attenzione agli altri animali, perché quello che può disturbare il ratto può anche disturbare il gatto. Cioè, veramente a me è successo, facendo delle prove con questi sistemi qua, che a un certo momento i gatti in giro a noi cominciavano a girare la testa, inchinare la testa, a essere sbandati, perché comunque le frequenze le tenevamo un pochettino più alte di 20-25. E abbiamo dovuto ridimensionarci, cioè, stare attenti anche agli altri, oltre che a noi, Certo. anche agli altri, cani, gatti, animali domestici, sì. Dunque, sì, infatti ci dice appunto la signora Aldano,
meglio ambienti, in tali ambienti che non vi sia accesso ad altri animali, giustamente. Ti pongo una domanda interessante, specialmente perché conosco chi la pone e so che appunto co collaboriamo già per il discorso dei colombi. La dottoressa Rebecchi, che lavora sempre in ambito ambientale comunale, e che da buona osservatrice dice: mi sembra quindi di capire che occorre lavorare quindi sulla prevenzione più che sulla cura. Ma e chiede, esistono delle pubblicazioni in merito alla prevenzione da utilizzare come sensibilizzazione verso i cittadini e i comuni? Dunque, che io sappia pubblicazioni, diciamo, spot, che so, di una pagina oppure da inserire all'interno di un quotidiano cittadino, no. Noi ne avevo fatto alcune proprio da così, diciamo, una conoscenza al volo per dire: guardate, qua ci sono i tre topi che vi possono dar fastidio, evitate questi, di un decalogo, ecco, un po' come si fa con la zanzara tigre, no? I suggerimenti. Ecco, ci sono, ad esempio, solamente l'ho fatto e penso di averlo inserito nella prossima esposizione, quel decalogo lì. Benissimo. Poi ci sono i testi, ecco, i sacri testi, però ecco, sono sacri testi da leggere, decifrare e poi ecco, estrapolare il contenuto e metterlo su un foglio o comunque su un manifestino, che non è che sia poi estremamente semplice. Però io sono qua, se poi qualcuno ha bisogno di qualche cosa, dei volentieri, tramite la trasmissione, tramite voi. Bene. Bene, bene. E poi, come vedete, c'è esposta anche la email del professor Abbonetti, quindi se eventualmente avete piacere, sì, potete anche entrare in contatto con lui. E qui leggo volentieri invece ciò che ci dice, non è una domanda, ma come dire, è un'affermazione e riporta un'esperienza. Il signor Lorenzoni, che evidentemente è un disinfestatore, quindi fa servizi di disinfestazione, ci dice: io molto spesso vado a fare interventi di derattizzazione ove vi sono installati dissuasori ad ultrasuoni. Ecco, questo secondo me sta a significare adesso quello che spesso dico per altre attività, è che bisogna intanto capire se un'arma funziona e direi che tu da esperto dici che funziona. Ma poi bisogna saperla usare e quindi perché a volte, non so, con i colombi si dice che le punte non funzionano, ma insomma potrebbero anche funzionare, bisogna saper collocare correttamente, eccetera, eccetera. È una progettualità che non tutti hanno la capacità di mettere in atto, quindi credo che diciamo, perlomeno un sopralluogo di una persona esperta che dia delle indicazioni è fondamentale. Ecco, il fai da te non credo che abbia dei grandi risultati. Ci fa perdere qualche soldo e sicuramente tanto tempo. Me, Paolo. Sì, ma io guarda, ti aggiungo, fino ad alcuni anni fa, insomma 10-20 anni fa, si derattizzava con le famose bustine, seminavano bustine a destra e a sinistra, dentro di Ticida, quindi si fa ancora la prima generazione, si fa anche altro, e buonanotte, ecco, poi succeda quello che succeda. Oggigiorno, anche per le norme europee, ma anche per l'ambiente, anche per noi stessi, ma anche per coloro, anche per i disinfestatori, devono presentarsi con un ventaglio di possibilità, perché ogni emergenza di una casa, di un'industria, attività, fa testo a sé. Quindi, primo, ci vuole l'accortezza dell'operatore a capire immediatamente che cosa succede, a comprendere immediatamente quali possono essere le possibilità di intervento, magari sono anche due o tre, e di queste due o tre, quale può avere successo. Poi parlare con il proprietario e dire: questo costa tanto o questo costa poco. Quindi sì, l'intervento però ecco, calibrato. Ora, vedo, in un ambiente chiuso, piccolo, in una stanza, magari, o una cantina, senz'altro è funzionante l'ultrasuoni. Ma come dice appunto quel signore lì, io vado e sono ultrasuoni, ma se gli ultrasuoni sono stati messi da me,
che non sono neanche in questo partito del suolo, è ovvio che non funzionino. Cioè ci vogliono degli accorgimenti per cui arriva il disinfestatore e dice guarda, questo locale va benissimo per l'ultrasuolo, ma glieli metto io, perché dopo 20 anni di esperienza so come metterli, so come far funzionare e avere successo. Altrimenti ci sono quelle situazioni paradossali. Insomma, io nella mia esperienza ho anche trovato a volte delle scuole, ecco, con le bustine di rodenticide in giro per la strada, per la scuola. Cioè, ecco, arrivavamo poi a questi estremi qua. Cioè, di lavoro fatto da incompetenti. No, invece adesso, e comunque ho notato che la strada è quella che hanno imboccato soprattutto i disinfestatori, i drenatori, è quella proprio di verificare l'ambiente e fare gli interventi mirati. Atteso che le ultime notizie che ho rilevato in questi ultimi 2, 3, 4, 5 anni è comunque un massiccio ricorso alle catture e anche rodenticidi, esattamente il contrario di 10 o 20 anni fa, proprio per rispettare l'ambiente, per inquinarlo meno, per avere anche meno costi, eccetera, eccetera. Sì. Bene, vabbè, qui aggiungo una considerazione che arriva dal signor Solinas, che condivido assolutamente, cioè dice, a quanto mi risulta, la stanza dovrebbe essere vuota, altrimenti gli ostacoli fungono da barriere per l'ultrasuono, cioè fondamentalmente l'ultrasuono viene emesso, sbatte contro la parete di fronte e poi ritorna indietro, diciamo che è assolutamente inutile in ambiente esterno, è ragione per cui a volte si vede anche per i piccioni questa cosa, a parte che non lo sentono, ma poi non ha un senso logico che parte e va verso l'infinito, ed è comunque utile in ambienti chiusi, ma che non abbiano troppi ingombri, altrimenti sbatte contro gli ingombri e ritorna sempre indietro, insomma, non copre tutto l'ambiente. Ma insomma, io direi che ormai diciamo, l'orario è quello che ci fa andare verso la tavola, come minimo ad organizzarla. Ecco. Per cui io concluderei dicendo che è interessantissima questa opportunità che abbiamo di confrontarci. Il discorso credo che debba essere capito è che l'improvvisazione fai da te non servono a molto. In certe cose l'abbiamo capito, cioè ormai le persone diciamo, hanno capito che serve un medico per curare e non uno stregone per essere curati, almeno molti di noi l'hanno capito. L'hanno capito negli ultimi anni anche dei veterinari, che tutto sommato sono professionisti utili. Lo capiranno dei disinfestatori, perché è una categoria che sta emergendo. Insomma, gestire correttamente i nostri ambienti è fondamentale e richiamare, diciamo, la partecipazione di un professionista, evitando il fai da te. Ci risparmia molti errori, molto tempo perso, molta energia anche economiche, assolutamente. Ci avviamo alla fine. Paolo, io ti ringrazio veramente della tua partecipazione. Vuoi fare un saluto, un ultimo saluto, poi ti rubo la scena? Sì, ci vediamo la volta successiva dove magari approfondiremo non più dal punto di vista biologico, ma dal punto di vista del contenimento, come i vari approcci, quelli che hanno avuto successo, quelli un po' meno, e poi aggiungo anche delle mie esperienze personali perché ne vado fiero perché il mio gruppo ha avuto dei successi rilevanti che dovrebbero essere ripetibili, soprattutto in ambienti pubblici. Benissimo. Allora, io ti ringrazio molto, ringrazio a voi per la partecipazione. Vi aspetto il 28 di aprile, sempre verso le 10:30, per appunto la conferenza ACME Live for Cities, che tratterà di topi e ratti, ma dei loro danni e il loro contenimento. Il relatore sarà sempre il professor Paolo Armonetti. La registrazione di questa conferenza, e mi dispiace se probabilmente la qualità della mia webcam non era eccellente, ma evidentemente nella mia zona quest'oggi la linea è un po' disturbata. Comunque la conferenza sarà presto disponibile sul canale YouTube di ACME, ACME VIPTube. Se avete piacere di ricevere un attestato di partecipazione, scrivete a marco.pellizzari@ovistop.it e altrettanto, se non siete ancora iscritti alla nostra newsletter, che mensilmente arriva con qualche informazione, adesso arriverà anche con le informazioni delle prossime conferenze in calendario. È veramente tutto. Buon appetito, arrivederci e alla prossima settimana. Grazie.